è apparsa sui vari quotidiani locali, è apparsa su Antena 5, su News. Noi però insomma ce ne facciamo comunque carico, significa che molti cittadini non hanno letto, non hanno risultato, oppure c'è una nostra carenza di informazione della quale appunto abbiamo, ci siamo caratterizzati all'ambito del principio della tutela. Stiamo stampando un avviso che noi stiamo distribuendo giù a tutte, poi vogliamo portare anche il nostro centro storico a chi maggiormente ne ha, per dire, chi ne fa maggiormente uso, spesso gli residenti delle attività commerciali di tutti del centro, nel quale brevemente viene ricordata la sintesi del regolamento. Non per dire, vorrei solo citare brevemente il fatto che nella pressa della ZTL Giovannina non appare un cartello come quello che abbiamo adottato su Equi, dove c'è spiegato tutto, anche non avendo letto sul giornale o non conoscendo il regolamento dell'unistica verticale di dato, comunque l'orientamento di come viene organizzato l'ingresso veicolare del centro. Nella ZTL Fiorentina il tutto nei vari ingressi, molti nei vari ingressi della ZTL è tutto ridotto a un cartello di dimensioni 22-30 dove c'è stilizzato una telecamera e scritto 0-3 e basta, non c'è altro, non c'è né il numero della delibera che ha organizzato il servizio, non c'è la regolamentazione del servizio stesso, l'orario e quant'altro. Non è per fare come dire una facile parallelo, però le cose caratteristiche che ci dovrebbe essere tutto presente, Io parzialmente soddisfatto dalla risposta dell'amministrazione, perché l'interrogazione verteva principalmente sulla procedura per attraverso la quale dice che i vari tempi stanno ritirando in faccia questa una parte delle multe erogate. Per questo ho capito c'è una speranza, ma se ne vado al tempo ma non ho capito come tempo un po'. Non si dice, però questo ovviamente impone a una discrezionalità forse eccessiva negli uffici, non credo che da questo punto di vista deve essere chiarita. Se non si riduce un po' posso intervenire. Prego, se io dico la tolleranza di questa, è chiaro che uno aspetta la tolleranza, quindi la tolleranza non funziona più, no? Non ci sono, cioè il lasso di tempo della tolleranza non può essere sicuro, è nell'ordine di minuti. Immagino che non sia un mezzo tolleranza, però io più avanti non sono, sarebbe corretto. Sì, ma proprio perché stiamo parlando con te stessa, io credo però che quantomeno dare un'informazione adeguata ai cittadini che le multe le hanno preso, perché a questo punto per il futuro si può fare con le interganze in automatico, diciamo, se in passato questo non lo possiamo fare. Per avvenire che certi verbali possano essere mandati su una tutela, credo sia doveroso. E questo lo si può fare sì con la stampa, eccetera, ma non tutti leggono il giornale, non tutti ascoltano l'Antenna 5. Dal momento però che i verbali sono stati notificati e inseriti, quindi credo che da avvertire coloro che hanno ricevuto queste multe sarebbe una cosa abbastanza semplice con un costo rilevante. Allo stesso modo vorrei sapere anche a questo punto cosa succede se per ci permette a fare a questa onda di operazione che dovrebbe essere annullata una gara, cioè saranno dei ricorsi, saranno essere richiesti, perlomeno diciamo come eventualmente si può richiedere il rimborso di quanto indebitamente a questo punto pagato. Quindi ecco, dal punto di vista della campagna di informazione che venga una spiegazione, poi tra l'altro c'è, non c'è assolutamente, ma c'è fanno le cose in maniera peggiore, ma credo che fanno questi a riferimento. Credo però che ci sia la necessità appunto di dare una maggiore
notizia, una maggiore informazione ai cittadini proprio per garantire l'uniformità di trattamento, perché non è giusto che il cittadino ormai che non segue da la stampa non debba essere penalizzato. E da questo punto di vista credo anche presso lo sportello un pochino più di informazione, perché mi fanno segnalato che venga ricreato il più verbale, non viene rilasciato niente, qualcuno si spiega anche codici, ma poi che succede? Me la manderanno una conferma che pagherà. Chiariamo cosa è la procedura e la procedura facciamo, apriamola, perché una volta che c'è certezza sulla procedura, poi ovviamente tutto il tempo c'è tutto più trasparente. Grazie. Bene, allora torniamo a produrre. Elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, anche due dimissioni, parte di altri valori politici dello comunale.